Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca. Sono 51 le persone indagate dalla Polizia Postale di Mezza Italia. Fra le città finite nelle indagini per pedopornografia online ci sono Torino, Alessandria, Asti, Novara e Genova. E fra le persone inquisite ci sono minorenni e adolescenti. Sentiamo Franco Capone. Fra le 30 province italiane, fra le quali Torino, Alessandria, Asti, Novara e Genova, il compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni ha indagato 51 persone per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Fra quelli finiti nel mirino della Polizia del Centro Nazionale per il contrasto alla pedopornografia online ci sono anche 30 minori. L'operazione della Polposta è partita dalla denuncia della madre di un adolescente che si era accorta della presenza sullo smartphone del figlio immagini erotiche di minori pubblicate su due gruppi WhatsApp, gruppi ai quali il figlio era iscritto ad uno di questi, denominato Tana della Luna, che inizialmente condividevano immagini e video di torture, suicidi e roba simile con la missione di atti erotici. Le indagini della Polizia Postale italiana hanno permesso di ricostruire la dinamica e le condotte di oltre 300 persone che avevano divulgato, richiesto video e immagini di pornografia minorile, anche di ragazzini in età infantile. Fra Torino, Novara, Asti, Genova ed Alessandria e il compartimento di Genova sono una quindicina le perquisizioni effettuate dalla Polizia, durante le quali è stato sequestrato tanto materiale informatico ed altro che sarà sottoposto ad approfondite analisi di polizia giudiziaria. Le indagini hanno messo in luce la gravità di un fenomeno delittuoso, quello della diffusione di materiale pedopornografico tra adolescenti che cercano e si scambiano tra loro pornografia anche infantile. I vertici di Confapi di Alessandria in guerra fra loro, ma imputati nello stesso processo. L'ex direttore a giudizio a settembre con il presidente che lo aveva licenziato rispondono ad aver inserito a bilancio fatture fasulle per evadere il fisco. Emma Camagna. Sono passati oltre 5 anni da quando Enrico Taverna fu sollevato dall'incarico di direttore generale di Confapi Alessandria, l'associazione piccole e medie industrie. Avvenne dopo che il presidente Giuseppe Garlando aveva segnalato alla magistratura una serie di comportamenti che si concretizzavano nell'appropriazione di ingenti somme di denaro appartenenti al sodalizio, messi insieme con i versamenti nel l'interesse delle imprese. Entrambi finirono nei guai. L'accusa che li accomuna è identica: utilizzo di fatture emesse per operazioni ritenute inesistenti allo scopo di creare passività da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi della società per evadere le imposte. Garlando ne risponde come presidente. Per l'accusa Taverna l'avrebbe indotto in errore e la documentazione sarebbe stata sottoscritta da Garlando sulla fiducia, senza la consapevolezza di ciò che rappresentava. Lui a suo tempo disse che erano state usate le sue firme, ritenendolo responsabile di sottrazioni in realtà né fatte né avallate. Taverna respinse la palla, affermando che tutte le sue azioni erano state concordate e autorizzate da chi aveva il potere di farlo. Nei guai ci sono anche gli imprenditori Alberto Waldner di Merano, Renato Dolzan di Bolzano, Mario Marocchio di Santena, accusati di aver emesso le fatture che, secondo la ricostruzione accusatoria, non corrispondevano a servizi o beni forniti, ma ad essere contabilizzate nelle uscite di bilancio. La vicenda si trascina da tempo anche per una serie di motivi procedurali. Il processo sarà celebrato con inizio il 18 settembre e tutto è nelle mani del tribunale, chiamato a dire di chi sono le effettive responsabilità. La Procura della Repubblica di Alessandria ha deciso di avviare un'indagine sull'amministrazione della società multiservizi comunale ASPAL, che è totalmente di proprietà del Comune di Alessandria. L'azienda è in liquidazione dal 2013 e da tempo ha dovuto portare i libri in tribunale. Durante il procedimento si è scoperto che mancano 7 milioni di euro.
non si sa che fine abbiano fatto. Si tratterebbe di tributi raccolti da Aspal che dovevano essere poi versati al comune, ma non risulta. I 7 milioni sembra siano spariti. La Guardia di Finanza nei giorni scorsi è stata inviata dalla Procura a perquisire gli uffici dell'azienda e a sequestrare documenti contabili in cui sono annotati movimenti di denaro dal 2010 al 2015. L'azienda multiservizi Aspal una volta era sotto la società che gestiva il Teatro Comunale di Alessandria, si chiamava ATA, poi è diventata Aspal. Da quel momento si è occupata di riscossione tributi, ristorazione scolastica, affissione, farmacie comunali. Per qualche anno è stata una società per azioni, in questo finale è diventata una SRL. Sono state sganciate le farmacie, le mense scolastiche e la riscossione tributi. Rimaneva però il servizio giovani. Oggi ha solo 3 dipendenti, ma mantiene la proprietà del teatro comunale che le era stata assegnata per 99 anni. Sui 7 milioni spariti, intanto, si aspetta la conclusione delle indagini della Procura. E ancora notizie di cronaca: se non paghi ammazzo te e tua madre. Condannato per estorsione un imprenditore di Valenza, già ben noto alle cronache, Emma Camagna. Se in passato l'imprenditore Mehmet Isa, 48enne abitante a Valenza, ha calcato le scene facendosi notare come presidente del Dertona Calcio e ai vertici dell'Acqua Nera di Saluzzo, da tempo è alla ribalta per guai giudiziari, spesso legati alle accuse di estorsioni tentate o attuate. Quasi una sorta di copione. Isa vanda crediti o ritiene che gli siano dovuti soldi per lavori fatti. E quando il committente tarda a pagare, il sistema di riscossione diventa gravemente minaccioso. Ciò gli è valso una nuova condanna da parte del Tribunale di Alessandria, 2 anni e mezzo per estorsione. In occasione di una vicenda che risale al 2013, l'uomo vantava un credito da parte di un commercialista, il quale però non aveva i soldi per saldare il conto perché a sua volta attendeva di essere pagato da un cliente, titolare di un ristorante, per le prestazioni professionali. Così Isa, a cena nel locale, ha ammonito il ristoratore a pagare alla svelta il commercialista, che poi avrebbe pagato lui. Per convincere il ristoratore a tirar fuori 7.000 euro, ha minacciato di ammazzare lui e sua madre a colpi di pistola. L'intervento dei carabinieri non aveva ovviamente saldato i conti in sospeso, ma aveva stroncato il tentativo di estorsione, ora sanzionato con la condanna. L'imputato ricorrerà in appello. Bruno Di Cosimo, noto alessandrino di 55 anni, deceduto in seguito ad un incidente motociclistico avvenuto giovedì scorso negli Stati Uniti, sarà ricordato questa sera alle 19 in Duomo ad Alessandria, chiesa dove era stato battezzato. Ne danno notizia la moglie Monica e il figlio Lorenzo. La salma non è ancora stata rimpatriata. Andiamo a Genova, dove saranno sospesi anche gli esami di maturità nel giorno in cui sarà fatto esplodere il troncone est del Ponte Morandi. L'ufficio scolastico regionale ha infatti invitato dirigenti e presidi delle commissioni d'esame delle scuole di Genova a modificare il calendario delle prove orali in modo che non coincidano con il giorno dell'abbattimento con esplosivo del troncone est di Ponte Morandi, quasi certamente venerdì 28 giugno. Le scuole interessate sono quelle dei comuni di Genova e delle valli Polcevera, Secca e Scrivia. L'assessore regionale all'istruzione, Ilaria Cavo, ha dichiarato: si tratta di una misura pratica e ragionevole, decisa di concerto con il MIUR e con il Comune, per evitare disagi agli studenti nel raggiungere le scuole vicine alla zona del ponte, ma anche per chi deve transitare nella zona per raggiungere gli edifici scolastici di appartenenza anche lontani dal luogo dell'esplosione. L'analisi dei flussi degli studenti, fatta a inizio anno scolastico per attivare tutto il supporto logistico, ha portato, ha detto, a questa scelta.
Confindustria Alessandria ha sottoscritto due convenzioni per dotare le imprese di nuovi supporti mirati ad intercettare finanziamenti strategici per la crescita d'impresa. La firma è stata siglata con BancPass e Assolombarda e con la società Open di Torino. Si tratta di un servizio gratuito e per sempre per le aziende associate, dato che i costi sono completamente a carico del sistema. BancPass offre una serie di strumenti a disposizione delle imprese per aiutarle a leggere la propria situazione economico-finanziaria per definire dei piani di sviluppo e verificare le risorse necessarie per implementarli e per accedere alle fonti di finanziamento più adatte per rispondere alle esigenze individuate. Una convenzione operativa per informazione e assistenza sull'accesso alla finanza agevolata è stata siglata anche con la società Open di Torino. Ed ora andiamo a Dovada, che ha riconfermato Paolo Lantero sindaco della città, e Fabrizio Mattane è andato fra la gente di Ovada a chiedere che cosa vogliono dal sindaco, se un prosieguo di intenti o altre novità. Ovada è l'unico centro zona del Basso Piemonte ad aver mantenuto un'amministrazione di centrosinistra, sebbene tanti ovadesi alle regionali e alle europee abbiano espresso il proprio consenso ad altri schieramenti. Ciò fa pensare che la gente sia contenta del luogo in cui vive, e lo abbiamo verificato ascoltando le opinioni di alcuni cittadini. Noi siamo bene così, ci vediamo, ci incontriamo, facciamo due chiacchiere. Ma abbiamo bisogno. Quindi siete contente di Ovada? Sì. Io ne vengo da Genova e sono molto contenta di Ovada. Sono dal 91 che sono qua, mi sono trovata sempre bene. Se mi dicessero vai a Genova a vivere, no. Ben che ci sono nata. Non mi sembra che vada male Ovada. Ci sono tutti questi extracomunitari, ma non sento di dire niente. È tranquillo Ovada. A quanto pare, quindi, come accade in molti luoghi, chi deve scegliere il sindaco vota la persona e non lo schieramento politico. Si conoscono le persone, non si va a guardare destra o sinistra. Conoscendo le persone che possono essere valide, io lo do alla persona. Cosa ne pensa lei? Io penso che qui, perché hanno una mentalità così, e vince sempre la sinistra. Le elezioni europee sono una cosa, le elezioni comunali sono totalmente un'altra cosa, ognuno poi tira l'acqua al suo mulino nel fatto del comune. Quello che non capisco è che cosa, quando uno vota Lega alle europee, cosa gli costava votare PD anche alle europee. Naturalmente fra i cittadini abbiamo registrato anche qualche critica e perplessità. A me non piace Ovada, no. A parte che sono nato Ovada, ma non mi piace. No. Perché mancano i servizi o per qualcosa? No, è così proprio la città, come è imposta la città che non mi piace, come è impostata la città. E poi anche la gente. Com'è la gente? Per me, io mi ci trovo bene e via, sono persone... Bravissimo. Ovada potrebbe essere più bella e meriterebbe qualcosa in più, perché Ovada è molto sporca. Bisognerebbe avere prima di tutto un po' più di senso civico anche come ovadesi. Nello stesso tempo il comune dovrebbe avere forse qualche cantoniere in più e qualche ditta in più che tenesse il decoro delle varie ruole. Un po' più lavori pubblici, ma che vengano fatti come si deve, cioè non asfaltare le strade qui, là, a pezzi, cioè asfaltarle come si deve, tipo via Gramsci, a pezzetti, la piazza tutta rotta, e non si capisce se sia giusta, se si fa, se non si fa. Servizi sanitari, i servizi filobus, che non ce n'è. Lavoro ce n'è poco, poi tutti vendono la stessa cosa, non c'è più le specializzazioni, perché i giovani non ce la fanno. Ce la facciamo noi vecchi, anche perché l'esperienza e tutto il resto, si sa. Che cosa dovrebbero fare le amministrazioni per incentivare il piccolo commercio? Una mano, in qualche maniera, dovrebbero darla. Già ci lasciano aprire la domenica e le serate. Mia figlia dice, ma cosa venga a fare, che tanto non viene nessuno. Come vede lei il futuro di Ovada? Con la nuova legge elettorale, sotto i 15.000 abitanti siamo diventati un paese. Quindi sicuramente tutta una serie di servizi a carattere centrozona siamo sempre più in difficoltà. Credo che se ci concentriamo
sul decoro, sulla pulizia, sulla manutenzione, sarebbe già una roba importante. Estate, voglia di vacanze, di viaggi con un tocco glam e con qualche utile suggerimento per fare la valigia perfetta è successo all'outlet di Serravalle Scrivia con l'attrice Cristiana Capotondi. La valigia perfetta? Quella dove riesci ad infilare te stesso, unendo l'euforia dei preparativi per la partenza all'utilità di riporre in spazi limitati il proprio microcosmo. Perché si sa, c'è partenza e partenza, e c'è valigia e valigia, ma quella ideale trova il proprio equilibrio in pochi semplici gesti. A svelarli al designer outlet di Serravalle Scrivia è stata l'attrice Cristiana Capotondi, uno dei volti più noti e amati dello spettacolo, attualmente impegnata con le riprese della fiction Sei bellissima, che andrà in onda su Rai 1 entro la fine dell'anno. Fare la valigia perfetta è complicatissimo, quindi io parto sempre da un elemento. Per esempio, se devo andare al mare, parto dal costume, quello non può mai mancare nella mia valigia, e poi da lì costruisco tutto il resto, sperando che questo costume mi dia l'ispirazione per mettere le cose migliori all'interno della valigia. Intervistata dal giornalista di moda e costume Ildo Damiano, Cristiana Capotondi è stata la protagonista di La Valigia D, formato giunto alla sua terza edizione e da sempre molto apprezzato dal pubblico dei centri MacArthur Glen. Prendendo spunto dalla preparazione della valigia per l'estate, per la solare Capotondi non deve mai mancare il connubio che lega un vestitino sprint ai tacchi per la sera, passando per le immancabili espadrillas. Stile acqua e sapone e appassionata di calcio, è vicepresidente della Lega Pro, l'attrice di origini romane ma milanese d'adozione, che ha iniziato la sua carriera con la mitica pubblicità del Maxibon per arrivare a ricoprire vari ruoli nel mondo del cinema, ha condiviso con il pubblico non solo i capi must have che bisogna avere con sé per una vacanza al mare indimenticabile, ma il proprio percorso di vita come persona e come professionista, narrato attraverso progetti, desideri, ricordi. Il suo segreto? Essere se stessa e saper passare da ruoli più scanzonati, come nella serie Vacanze di Natale, a parti più impegnative, come quella da lei interpretata come protagonista del film Nome di Donna di Marco Tullio Giordana, che affronta il tema delle molestie sulle donne nel mondo del lavoro. E di tanti altri. Programma oggi alle 18 a Garbagna, la vernice della mostra dedicata a Cesare Saccaggi, tortonese e protagonista della pittura italiana fra 8 e 900. La rassegna, visitabile fino al 7 luglio nella sala polifunzionale di Piazza Doria, è frutto della collaborazione fra il Comune di Garbagna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, che conserva un'antologia di dipinti, i quali consentono di ripercorrere l'iter pittorico di Saccaggi fra opere simboliche, ritratti dal vero, paesaggi e scene storiche. La mostra, aperta nel fine settimana o su prenotazione, è curata da Manuela Bonadeo in collaborazione con Mauro Galli. Tra poco la pagina sportiva, Fabrizio Mattana farà il punto sul campionato di Serie A di Tamburello, poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.